Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi riprendo l'argomento improvvisazione. Vado a rispondere a una persona gentilissima che mi ha scritto diverse mail. Abbiamo avuto uno scambio di domande e risposte riguardo proprio all'improvvisazione e approfitto di questa domanda per chiarire dubbi che si pongono molti bassisti, molti musicisti che conosco. In linea di massima è ora prendo ad esempio Luciano, che mi ha scritto più o meno su un accordo, parlava di si bemolle minore o si minore, non ricordo, che dura per più battute, che scale si possono usare, si devono usare. La stessa domanda più o meno mi viene rivolta, ultimamente mi è successo spesso, sinceramente, anche da allievi, musicisti in generale. Su un accordo minore, faccio un esempio, su un accordo minore, quindi che scale posso usare, che arpeggi posso usare? Allora io vi dico, rispondo a Luciano, ma mi rivolgo come sempre a tutti. Per come vedo io la musica, cioè per come la vede Igor Sardi, che può essere diverso da qualsiasi altro insegnante, a qualsiasi altro musicista, io non riesco proprio a concepire l'idea che ci siano. Che ci debbano essere delle regole. Allora, partiamo dal presupposto che su qualsiasi tipo di accordo, che sia minore, di dominante, maggiore, triade, quadriade, quello che vi pare, ci sono delle scale, degli arpeggi, delle sostituzioni che in un determinato contesto possono teoricamente, in modo generico, funzionare meglio di altre, ma quello che conta, questo proprio lo sottolineo, lo scrivo in stampatello, grassetto, è che dovete studiare tutti i tipi di scala, tutte le possibilità che ci sono lungo tutta la tastiera, ora ne parlo, certo. Ma poi quando improvvisate dovete usare il cuore e la mente, cioè se la mente dice di suonare una settima maggiore su un accordo minore, anche se non è previsto da questo codice musicale, ma a voi piace, ho fatto un esempio, può essere una quinta aumentata, quello che vi pare, una terza maggiore su un accordo minore. Se a voi vi piace, va bene quello, quindi, riassunto, ci sono, è vero, ci sono delle scale che è logico che se si parla di un accordo minore, mi viene spontaneo dirvi la prima cosa, se ci suoni la pentatonica minore di quell'accordo, probabilmente ci starà bene. Ma non fatevi l'agendina che ho scritto là, sull'accordo minore si può suonare questo, questo, quest'altro. Innanzitutto vi incasinate la mente. Fatevi le vostre prove, studiate tutti i tipi di scale, quantomeno più tipi di scale possibile. Poi deve essere il vostro gusto. Io ad esempio ho fatto lo stesso errore, cercavo di apprendere cose su cose, scale, sostituzioni, ma poi mi accorgo che quando vado a improvvisare, bene o male, dipende ovviamente dal contesto, ma se siamo in un contesto di musica leggera, pop, eccetera, gli elementi che vado ad utilizzare alla fine sono più o meno sempre i soliti. Ho dei riferimenti, ma quando suono, soprattutto in live, non ci penso. Ora ho questo accordo, allora ci utilizzo questa scala. È un lavoro che magari faccio a casa per poi andare. Mi creo delle mie frasi, trascrivo gli assoli dei grandi musicisti. Questo è il più grande consiglio che posso darvi, perché trascrivendo, ascoltando, si butta dentro, immagazziniamo roba che poi ci viene naturale. Questo non è copiare, è farsi un proprio vocabolario. Quindi, teoricamente, ora io oggi ho fatto un esempio in Do minore, quindi abbiamo una base con un Do minore settima che è composto da la tonica Do, la terza minore Mi bemolle, la quinta giusta Sol e la settima minore Si bemolle. Quindi più o meno è un tappeto con una sonorità di questo tipo. Allora, da
Di base è ovvio che se voi suonate la pentatonica minore, per dire, ci sono tutte note che vanno benissimo su questo accordo, oppure l'arpeggio di Do minore settima. La scala minore naturale di Do. Scala dorica di Do. Partendo da queste basi, se poi iniziate ad improvvisare, siete a posto con questo materiale qui, bene. Se siete come me che volete trovare comunque delle sonorità nuove, volete dare qualcosa di più, dovete provare anche a sperimentare altre cose. E io vi dico, ad esempio, sugli accordi minori, prendetela con le pinze, con le molle, questa affermazione, perché quello che piace a me, come dicevo prima, magari a voi non piace, vi piace tutt'altro. Io, ad esempio, quando mi trovo di fronte a un Do minore settima, in questo caso, come tutti gli accordi minori settima, ho dei miei cliché, chiamiamoli così. Primo in assoluto, preferisco notevolmente la settima maggiore alla settima minore. Voi mi direte, ma se nell'accordo c'è Si bemolle, perché te ci va a suonare un Si naturale? Perché mi importa una beata mazza e ci suono quello perché a me dà più emozione una settima maggiore di una settima minore. Altra cosa, ci sono note che se usate di passaggio, ora vi faccio sentire con la base, no, non so nemmeno io che scala, come chiamarlo, che arpeggio, so solo che ci stanno bene, quindi le suono. Quindi andate anche di cuore. Quello che vi riuscite a cantare in testa, fatelo, a prescindere sia, potrebbe essere anche una scala maggiore in determinati contesti. L'ho sentito nel jazz, soprattutto. Una volta trascrivevo, ma qui ci ha suonato una terza maggiore su un accordo minorissimo, eppure suonava bene. Non so perché, misteri, però suonava bene. Quindi andate, cantatevi tutto. Poi, prima cosa, ogni elemento che scegliete, studiatelo tutta la tastiera. Ho fatto un libro apposta, studio di arpeggi scale su tutta la tastiera e basso. Questo link, trovate tutto il libro a prezzo da regalo. Perché la prima cosa, secondo me, dico che okay, scelgo di studiare l'accordo di Do minore settima. Posso farlo su tutta la tastiera per cambiare range, per sfruttare appunto tutta l'altezza di suoni dal basso all'alto del nostro strumento, quindi avrò la prima nota disponibile, Sol, posso fare così. Cambio, diciamo, percorso tutte le volte. Oppure dico pentatonica minore di Do. Oh, che fa dentro. Eccetera, eccetera. Studiate quindi ogni elemento, ogni singolo elemento, tutta la tastiera e tutte le tonalità. Poi, altra cosa che utilizzo molto è la sostituzione. Praticamente io quando
suono su un accordo minore, settima, oltre a suonare la settima maggiore, quindi il Si naturale su un accordo contenente il Si bemolle, utilizzo anche un arpeggio sempre minore settima, quindi stessa cosa identica, ma invece che di Do in questo caso di Fa, quindi una quarta sopra. Se fossimo stati in Si bemolle minore, utilizzo quello di Mi bemolle minore. Torniamo a Do. Utilizzando l'arpeggio minore settima di Fa, vado a suonare Fa che è la quarta di Do, il La bemolle che è la sesta minore di Do, il Do che è la tonica e il Mi bemolle che è la terza minore. Questo mi dà un colore diverso dal Do minore settima. Quindi questa è una prima sostituzione che uso. Altra cosa, per andare out, il discorso out in, cosa vuol dire andare out? Suonare note che non fanno parte dell'accordo e nemmeno di una scala, diciamo, usuale, ma sono note fuori che però creano interesse se usate con criterio e senza, e a seconda anche del contesto. E una cosa che faccio molto è andare sulla sesta minore dell'accordo, quindi Do, vado La bemolle e suono La bemolle minore con la settima maggiore. Quindi un accordo minore, settima maggiore di La bemolle. Se fossimo stati in Si bemolle, sarei andato in Sol bemolle minore, settima maggiore. Torniamo in Do, quindi invece di suonare questo arpeggio, utilizzo questo. Sentiamo con la base l'effetto, quindi proverò a suonare settima maggiore, quindi invece di Do minore settima, Do minore major 7 o settima maggiore, poi l'arpeggio di Fa minore settima, varie note cromatiche e infine la sostituzione sul sesto grado minore, quindi La bemolle minore settima maggiore. Quindi La bemolle, Do bemolle, chiamiamolo Si naturale, Mi bemolle e Sol naturale. Quindi rispetto a Do minore vado a suonare la sesta minore, La bemolle, Si settima maggiore, Mi bemolle terza minore, Sol quinta giusta. E poi ovviamente li posso utilizzare insieme nelle mie frasi, cioè mischiare un po' le carte e quindi suonare più note, più gradi, eccetera, eccetera. Mettiamo la base e sentiamo tanto la sonorità. Allora, questo è l'accordo, Do minore settima. Sentiamo innanzitutto l'arpeggio di Do minore, appunto, Do minore settima ad arpeggio. Ogni nota al suo posto, nessuno vi può dire niente. Pentatonica minore di Do o scala blues, dai, mettiamoci anche una quarta metà. Tutte le note stanno bene. Fare qualche frase. Sì.
Quindi avrà una sonorità più o meno di questo tipo. Proviamo ora la settima maggiore sull'arpeggio di Do minore, però con la settima maggiore invece della settima minore. Quindi Do, Mi bemolle, Sol, Si. A me già questa nota mi piace. Aggiungiamo delle note cromatiche. Ora proviamo anche La bemolle minore, settima maggiore. E mischiamola al Do minore 7. Un po' la sonorità della minore armonica, se ci pensate. Out in, quindi in. Out. In. Out. Sentite, ogni elemento che ho usato ha una sua sonorità, un suo colore. Non è detto che tutto quello che faccio risulti piacevole, ma nemmeno a me stesso. Però non stavo tanto a pensare, ora uso questo, ora uso... Nella mia mente cercavo di crearmi delle frasi e cercavo di riproporle sul basso. Poi anche divertimento, anche... Un po' dovete essere voi a comandare nell'improvvisazione la musica, non lasciarvi prendere dalla tensione. Godetevela, divertitevi, fregatevene. Pensate solo a divertirvi. Se vi piace anche due note, ora io ho suonato tante note perché volevo far sentire il colore di tutte le scale che ho detto, eccetera, eccetera. Ma a volte basta veramente.
bastano tre note messe bene in un punto e avete vinto. Poi ci sono, ovviamente, come dicevo all'inizio, dei cliché, tipo per le frasi io spesso faccio queste cose qui, questi cromatismi. Poi cerco di andare in, out, in. Pure questo. Vedete, parto out, settima maggiore. Arpeggio di Do minore settima. Poi utilizzo appunto La bemolle minore settima maggiore. Rivado out. Rivado in. Ora mi ero scordato prima dell'arpeggio di Fa minore settima sull'accordo di Do minore. Suona più o meno così. Vedete, se unisco posso usare tutti e due gli arpeggi, Fa minore, e mi ripiglio su Sol che fa parte di Do minore. Fa minore, ricado su Sol che fa parte di Do minore. Ora Fa, Do, Fa, Do. Quella cosa di prima che io utilizzo molto, si tratta di tenere ad esempio l'indice sul Fa e il mignolo sul Mi bemolle, quindi praticamente sono none maggiori. Che ho Mi bemolle qui e Fa sulla corda di Re. E spostarsi di semitono. Quindi su tutte none. È un'idea, oppure anche terze minori. Questo per dire tutto quello che vi piace a voi stessi va bene, quindi divertitevi, il viaggio dell'improvvisazione è un viaggio infinito, non si smetterà mai di scoprire cose nuove, però godetevelo. Ascoltate i grandi improvvisatori, ascoltate quello che vi dice il vostro cuore soprattutto, metteteci sempre l'anima e vincerete sempre e cercate di trasmettere emozioni, non bravura, non si suona per mostrare quanto siamo bravi o dobbiamo temere le critiche di chi ci ascolta. Se ci criticano in modo costruttivo, ci serve solo per migliorarsi. Se sono critiche di invidia, vuol dire che loro della musica non hanno capito niente, perché nella musica, il vero musicista non sarà mai invidioso di nessuno. Anzi, se vede uno che pensa sia più bravo di se stesso, gli stringe la mano e cerca di imparare cose nuove. Questo è il mio pensiero della musica. Spero di aver risposto, Luciano. Spero che vi sia piaciuta questa lezione. Vi invito, come sempre, qui sotto a lasciare vostri commenti, critiche, ma anche e soprattutto argomenti che vorresti trattare insieme con nuove lezioni. Vi ringrazio e ora faccio un altro pezzettino di improvvisazione. Mi diverto un pochino e poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.
Thank you.